Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della tonalità. Che cos'è la tonalità di una canzone? Cantare in libertà. Iniziamo subito con il dire che la tonalità di una canzone è data solitamente dal primo accordo con cui comincia una canzone. Quindi se una canzone comincia con l'accordo di Do maggiore, ad esempio, questa canzone probabilmente sarà in Do maggiore. Se poi questa stessa canzone finisce anche con Do maggiore, quasi certamente sarà quella la propria tonalità. La tonalità può essere maggiore o minore di un brano, quindi noi dobbiamo fare attenzione a questo particolare, se la canzone si sviluppa in una tonalità maggiore o in una tonalità minore. E per fare questo, insomma, bisogna vedere un po' come si sviluppano gli accordi e anche un po' la melodia. Per esempio, se nella melodia, in una tonalità di Do maggiore, avremo delle note tipo Do, Re, Mi, Fa, Sol, sicuramente queste note appartengono a una scala maggiore di Do maggiore e quindi probabilmente saremo in quella tonalità. Trovata la tonalità di una canzone, sappiamo che quella tonalità sarà il primo grado di quella canzone. Che cosa vuol dire? Che se la tonalità è in Do maggiore, l'accordo di Do maggiore rappresenterà proprio il primo grado. Diciamo, su quella tonalità si fonderà poi tutto il palazzo. Quindi quelle saranno le fondamenta. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui avremo un Sol durante la canzone, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol sarà il quinto grado, vuol dire che noi abbiamo primo grado Do, quinto grado Sol, La minore sarà il sesto grado minore e così via. Nel momento in cui noi volessimo cambiare questa tonalità, dobbiamo attenerci a questi numeri che troviamo. Ad esempio, se la tonalità vogliamo cambiarla, perché magari risulta una canzone un po' troppo bassa per noi, quindi da Do maggiore magari la alziamo un tono e la portiamo al Re maggiore. Quindi se avevamo Do, Sol, La minore, quindi 1, 5, 6, il 6 minore, dobbiamo rispettare questa configurazione. Quindi sarà Re, poi la quinta di Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, avremo La maggiore subito dopo, e poi anziché La minore avremo Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, sesto grado, avremo Si rispettando minore. Quindi se un accordo è maggiore resta maggiore, se un accordo è minore resta minore. In questo modo noi possiamo cambiare la tonalità a nostro piacimento e secondo le nostre esigenze. Bene, per farvi alcuni esempi utilizzerò un pianoforte umano. Human piano. Eccolo qua, è composto di tasti bianchi e tasti neri. Prendiamo in considerazione un brano di Lady Gaga che è Million Reasons. Proviamo a fare degli accordi e questa tonalità di questa canzone è Do maggiore. Gli accordi sono 4, almeno per la strofa, e sono Do maggiore, La minore, Fa maggiore e Sol maggiore. Proviamo a capire che cosa succede in questa tonalità, che è la tonalità originale. About a many reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you get fire, driveway, I'd forever steal. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Bene, questa era la tonalità originale in Do maggiore. Però se io dovessi cantare questo brano, mi risulterebbe un po' basso. Ad esempio, you're giving me a million reasons to ride. Quindi vorrei farlo un po' più alto, quindi bisognerebbe cambiare la tonalità. Che cosa significa? Che dall'accordo iniziale che è Do maggiore dobbiamo partire da un accordo un po' più acuto, ad esempio di un tono, e facciamo Re maggiore. Ovviamente tutte le note che verranno dopo si sposteranno tutte di un tono. Quindi anziché Do, La minore, Fa, Sol, sarà Re, Si minore, Sol, La maggiore. Proviamo.
You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons to quit the show. You've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you get fired, drive way out forever, but still. But you've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. Abbiamo ben visto che la seconda tonalità in re maggiore era più comoda da cantare per quel tipo di vocalità. Naturalmente, quando noi cambiamo la tonalità, dobbiamo rispettare la nuova scala maggiore che ci si presenta, se presenta dei diesis o dei bemolle. Ad esempio, se in un accordo avevamo do maggiore, poi mi minore, dico degli accordi a caso, quindi il terzo grado. Se noi passiamo in una tonalità di Mi maggiore, ad esempio, quindi Mi maggiore lo suoniamo come Do maggiore, poi il secondo accordo sarà il terzo grado, Mi, Fa, Sol, ma nella scala di Mi maggiore questo Sol sarà Sol diesis, quindi noi dobbiamo suonare Sol diesis minore, non Sol minore. Quindi rispettiamo la presenza delle alterazioni, se ci sono dei diesis o dei bemolle. Ok? Buon divertimento! Se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.